Sì, grazie Presidente. Noi voteremo convintamente a favore di questa risoluzione perché il percorso di questa delibera che sta arrivando finalmente pare è un percorso iniziato con un progetto di legge presentato a prima firma del consigliere Sassi e a seconda firma del consigliere Bertani quando eravamo ancora nel gruppo insieme, e questo progetto di legge andava a colmare un buco che la nostra regione si porta dietro da ben più di una decina d'anni, perché l'adeguamento dei canoni di prelievo delle acque minerali in questa regione non è mai avvenuto, mentre altre regioni lo hanno fatto. Dopodiché, quando presentammo il nostro progetto di legge, magicamente nello stesso periodo apparve un emendamento nel bilancio dell'anno scorso, dove si prendeva atto che c'era essenzialmente il nostro progetto di legge e si diceva: ma in effetti dobbiamo andare ad adeguare quei canoni. Dopodiché, dopo la discussione in commissione anche di quell'emendamento, in aula arrivò un emendamento che posticipò ulteriormente l'entrata in vigore del calcolo e del pagamento, adeguato a quello che fanno anche altre regioni, del canone per il prelievo delle acque. Ecco, noi questo ritardo sembra ingiustificabile. Fra l'altro vorrei che qualcuno mi chiarisse se dal 2019 i canoni vengono pagati nel 2019 su acque 2018 o invece, come temo, l'adeguamento tariffario avrà validità nel 2020. Perché questo è scandaloso? Perché noi abbiamo regalato anni di canoni a delle aziende che è vero che non sono giganti, che non sono grandi e che avranno le loro difficoltà, ma abbiamo anche indotto una sorta di concorrenza sleale, perché in Lombardia, quindi di là dal Po, diciamo, questa normativa è già vigente da anni. Stessa cosa nel Lazio. Quindi noi abbiamo regalato anni di concessioni. Questo non è corretto, anche perché questa era ed è una leva importante per quello che noi stiamo cercando di fare, penso anche voi, sull'economia circolare, perché è una leva importantissima, perché può essere utilizzata per ridurre, uno, gli sprechi d'acqua, perché possono con questa normativa fiscale essenzialmente premiare le ditte che sprecano meno acqua nell'emungimento. L'altra è premiare le ditte che fanno il vuoto a rendere, che è un elemento fondamentale dell'economia circolare, perché tutte le bottiglie in plastica che girano non sono una cosa buona, e quindi premiamo le ditte che magari fanno il vuoto a rendere per il vetro o magari possono pensarlo a farlo anche per la plastica. Però questa cosa voi non l'avete voluta fare, la state dilazionando il più lentamente possibile. Su questo noi non possiamo che essere contrari, quindi voteremo a favore della risoluzione.